con una spettacolare quanto delicata e difficilissima azione aerea, questa mattina sono stati gli uomini a bordo dell'elicottero di soccorso a recuperare il corpo senza vita di Ottavio Tedesco. Il 49enne che si era allontanato da casa lo scorso 2 agosto a Nocera Superiore e di cui si erano perse le tracce. Il corpo è stato rinvenuto già ieri pomeriggio, ma recuperato questa mattina alle 9 circa. Le indagini dei carabinieri di Nocera Superiore, coordinate dal comando del reparto territoriale di Nocera Inferiore, hanno avuto il loro epilogo stamattina con il riconoscimento del corpo dell'uomo per il quale era stata avviata una vera e propria ricerca affannata al fine di scongiurare il peggio. Sono stati gli uomini a bordo di un elicottero del soccorso medico a intervenire sulla montagna del Castello tra Nocera Superiore e Rocca Piemonte. Un'azione spettacolare, come dicevamo, l'elicottero ha effettuato dapprima una serie di giri perlustrativi della zona, poi uno degli uomini si è calato per organizzare il trasporto del corpo di Ottavio Tedesco, che è stato poi posto su una barella per essere portato via. Il mezzo aereo ha sorvolato varie volte la zona in questione, già dal pomeriggio di ieri, quando le ricerche avevano avuto il momento topico. Era stata segnalata infatti la presenza del corpo dopo che in questa zona di montagna erano stati effettuati interventi di spegnimento di un incendio da parte dei vigili del fuoco. Ottavio Tedesco di Nocera Superiore pare avesse alcuni problemi, tanto che i familiari si erano subito preoccupati dal fatto che uscendo di casa l'uomo non avesse portato con sé i propri medicinali. Si era allontanato il 2 agosto, come dicevamo, anche senza il telefono cellulare e non aveva con sé documenti. Il tutto ha reso complicato inizialmente l'identificazione, visto che l'uomo era deceduto già da qualche giorno al momento dell'individuazione. Pare che Ottavio Tedesco possa essere morto a causa di un malore. Il corpo, con una spettacolare azione degli uomini a bordo dell'elicottero, è stato trasferito poi nella sala mortuaria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.